Sono gli ultimi giorni di mercato e la Juventus oggi perde ufficialmente due giocatori che rappresentavano due obiettivi, soprattutto fino a qualche settimana fa. Sono stati ufficialmente presentati, ufficialmente annunciati e quindi scopriamo tutto, cerchiamo di capire di che si tratta. Io prima però vi ricordo di supportarci, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Come vi ho detto più volte, stiamo per arrivare ai nuovi studi. In questo momento siamo in una fase di transizione tra i vecchi e i nuovi, quindi lavori in corso. Da fine agosto, primi di settembre, ci sarà l'inaugurazione dei nuovi studi di FCM Sport e quindi mi raccomando, rimanete con noi, iscrivetevi al canale perché siamo da poco arrivati a 45.000 iscritti, quindi vi ringraziamo di cuore per questo grande obiettivo, continuate a seguirci, se non siete iscritti fatelo subito. E allora andiamo alla notizia, soprattutto lasciate un like a questo video, anche per supportarci semplicemente. Andiamo alla notizia, perché la Juventus negli anni passati ha sempre cercato di rinforzare la squadra, ci sono dei nomi che si sono in qualche modo... legati sempre alla Juventus, quei nomi che storicamente tornavano sempre in auge. Quelli di cui stiamo parlando, soprattutto uno, è uno di quelli che è sempre andato di pari passo col mercato della Juventus. Il mercato della Juventus vede svanire, io credo a questo punto definitivamente, e vi dico la verità, tiro un sospiro di sollievo per quanto mi riguarda, perché poi sono curioso anche di sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti, quindi ditemi immediatamente secondo voi come la vedete questa situazione, se effettivamente la pensate come me sul sospiro di sollievo, perché sono state fatte le visite mediche e un classe 2000 che era stato seguito da tempo alla Juventus è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli, perché Raspadori è un nuovo giocatore del Napoli. È stato trovato l'accordo totale nella serata di giovedì, tra mercoledì e giovedì, il club di De Laurentiis e proprio il Sassuolo hanno trovato l'accordo, classe 2000 che arriva al Napoli, un Napoli che quindi si rinforza lì davanti con l'innesto di Raspadori, un Raspadori che per anni è stato accostato alla Juventus. E anche in quest'estate qua, continuamente c'è stato il nome sempre perennemente di Raspadori sulla bocca di tutti. Raspadori 2 anni che si è accostato alla Juventus ed è da 2 anni che si parla di Raspadori. Prima si è parlato di Raspadori addirittura la scorsa estate come giocatore da nuovo attaccante. Quando è partito Ronaldo si è pensato subito a Raspadori come sostituto, giocatore ideale, parte da sinistra e si accentra. Ma Raspadori al posto di Ronaldo è plausibile? No. Neanche Ken però in realtà comunque era un giocatore individuato. Si è parlato di Raspadori anche a gennaio, perché Juventus continuava a sondare il terreno per Raspadori, e si è parlato per tutta la seconda parte di campionato di Raspadori come alternativa a Dybala. Cioè Dybala, da quando è stato annunciato il suo mancato rinnovo, Raspadori era il numero uno nella lista dei giornali come alternativa a Dybala. E io continuavo a dire: ma come si fa a paragonare Raspadori a Dybala? Prima di tutto per caratteristiche, perché è un giocatore che non c'entra niente con Dybala a livello di caratteristiche, ma poi anche a livello di carisma, di leadership, di come fai a passare da Dybala a Raspadori. Tanto è vero che poi la Juventus, che forse ne capisce un po' di più, è andata su Di Maria, che al di là di una questione prettamente anagrafica, paragonare Raspadori a Di Maria, così come paragonare Di Maria a Berardi, che ai tempi fu fatto anche questo, beh, mi sembra quantomeno utopia. Un contratto di 2,5 milioni di euro per il ragazzo, soprattutto parliamo delle cifre concrete, 30 milioni di euro divisi in 6 anni, 5 milioni per il prestito oneroso e 25 per il riscatto, 25 pagabili in 5 anni. Quindi stiamo parlando di un'operazione spalmata negli anni, spalmata. Oltre a questi ci sono 3 milioni di bonus che verranno versati alle casse del Sassuolo solo in caso di tot gol segnati da Raspadori nel corso degli anni. Quindi parliamo di un affare definitivamente tramontato per la Juventus, e quindi qui vi inviterei subito a scrivere nei commenti: siete più dispiaciuti o sollevati da questa notizia? Io vi dico la verità, sono più sollevato, perché l'idea di versare nelle casse del Sassuolo 30 milioni di euro per Raspadori a me non mi ha mai entusiasmato. Io credo che Raspadori, anche al Sassuolo, non abbia mai fatto delle cose veramente esorbitanti. Ha fatto
delle buone stagioni, dove non si è mai capito effettivamente il ruolo, perché è partito da prima punta, ma come prima punta c'era Scamacca che aveva qualcosa in più. L'anno prima c'era Caputo e anche lì non ha fatto mai la prima punta, ha fatto poi il trequartista, ha fatto l'esterno a sinistra, ma quando è arrivato Junior Traoré ha fatto totalmente la differenza, quello sì che è un giocatore che andrà a prendere al Sassuolo, e poi lui si è dirottato sulla come trequartista. Diciamo che a me Raspadori non mi fa impazzire. E quindi il fatto che sia andato al Napoli, dove, attenzione, non farà di certo il titolare, perché il Napoli a destra non ci gioca Raspadori, e comunque non ci ha mai giocato, visto che sul lato di destra ha sempre giocato al Sassuolo Berardi, e comunque a destra Ripulitano e Lozano. Come punta c'è un certo Victor Osimhen, che credo che sia quantomeno centrale nel progetto di Spalletti. A sinistra il Napoli ha preso Kvaratskhelia, giocatore georgiano dal grande talento che secondo me sarà il titolare. Quindi mi sembra di capire che Raspadori al di là del Napoli, o magari Victor Osimhen viene venduto gli ultimi giorni di mercato e mi sembra difficile, o comunque il Napoli si prepara per il prossimo anno sapendo di poter prendere Osimhen, oppure come alternativa dalla panchina, ed è quello che secondo me farà quest'anno. Quindi ditemi qui sotto la vostra. Andiamo al secondo, perché c'è un secondo giocatore che ufficialmente è svanito dai radar della Juventus. Non perché è svanito perché la Juventus non lo vuole più, ma perché lo ha preso un'altra squadra. L'altra squadra in questione sapete chi è? È sempre il Napoli. Perché il Napoli ha ufficializzato non solo Raspadori, ma ha ufficializzato anche l'arrivo di Giovanni Simeone, altro giocatore che era stato inserito nella lista della Juventus per andare a fare il vice Vlahovic. A inizio mercato infatti si era parlato di una Juventus che poteva inserire Giovanni Simeone come alternativa a Vlahovic. Serviva il vice Vlahovic, quindi si fanno vari nomi. Si era fatto il nome di Arnautovic, si era fatto il nome di Muriel, si fa anche il nome di Giovanni Simeone, un giocatore che piaceva a Massimiliano Allegri perché è una buona alternativa. Il Verona l'aveva appena riscattato, ma era pronto subito a cederlo. Cederlo a chi? Lo cedi a qualche squadra come importante eventualmente. E c'era la Juventus. Juventus che però ha preso del tempo, ha detto sì, però forse chiede un po' troppo il Verona, aspettiamo un po', cerchiamo delle soluzioni alternative, prima c'è da vendere Ken. Diciamo che non si è mai accelerata così tanto la trattativa Juventus-Verona per Simeone, che invece ha visto nel Napoli una pretendente importante. Tant'è vero che il Napoli se lo porta a casa. Investimento importante per il Napoli che insieme a Raspadori prende Simeone, un Napoli che ha sonnecchiato per gran parte del mercato, ma poi arriva alla fine del mercato e si accende e prende insieme Raspadori e Simeone. A questo punto mi viene da pensare, ma questi sono due giocatori che il Napoli come realtà li prende secondo me per fare i titolari, e che succede con Osimhen? Perché sia Raspadori che Simeone possono fare la prima punta. Simeone fa la prima punta, Raspadori può farla ma parte principalmente da sinistra. Mi viene da pensare seriamente che questa sia un'operazione strana, quantomeno strana. Io poi, per carità, tutto è possibile, però Simeone al Napoli mi sa di attenzione a Osimhen, e passare da Osimhen a Simeone secondo me ce ne vuole. Staremo a vedere. Sta di fatto che comunque c'è un altro argentino proprio nel Napoli, sarà Simeone, e il Napoli soffia due obiettivi alla Juventus, che però in realtà soffia un parolone perché l'aveva già scartati da un po' di tempo la Juventus, però comunque erano due obiettivi che erano stati sondati alla Juventus. Anche in questo caso io non dico che tiro un sospiro di sollievo, però beh, Simeone non è che mi faccia proprio impazzire. Avrei preferito una soluzione all'Arnautovic, che è più giocatore secondo me, o Muriel. Se no, se non devono essere neanche questi, preferisco qualcosa di diverso. Entrambi, sia Raspadori che Simeone, non mi hanno mai entusiasmato personalmente. La domanda ora la faccio a voi. Siete più sollevati dalle notizie delle ufficialità al Napoli di Raspadori e Simeone, o siete più dispiaciuti? Ecco, vi faccio un esempio concreto. Nel caso di Udoge e Molina c'è rammarico, perché quelle erano due grandi occasioni di mercato, perché Molina l'hai perso per l'Atletico Madrid, l'ho preso per 10 milioni più 5 di bonus per il cartino di Perez, un regalo. L'Udinese ha regalato poi al Tottenham, perché questo è un regalo, per soli 20 milioni di euro ha regalato al Tottenham Destiny Udoge sulla fascia sinistra, che però rimarrà un anno in prestito all'Udinese. Quelli sono due grandi rammarici, secondo me quelli sono due occasioni perse, ma veramente perse.
con Raspadori e Simeone, entrambi andati al Napoli, diciamo che per me sono due sospiri di sollievo, ecco, diciamola così. Ditemi la vostra però, qui sotto nei commenti.